A 92 anni si è presentata personalmente alla procura di Arezzo per presentare il suo esposto per la perdita di 75.000 euro investiti in azioni e obbligazioni subordinate stipulate con Banca Etruria. Elda Delfini, 92 anni, di Fogliano della Chiana, paese a 30 km di Arezzo, ha poi raccontato la sua storia di ex obbligazionista. Oh, c'ho 92 anni, sì, te. Ho diritto di riavere i miei sacrifici, no? 75.000 euro. Tutto il mio risparmio di una vita. Io sono determinata, bisogna vedere se sono gli altri determinati a ridarmeli. Quando le ha comprate, cosa le hanno detto? Oh, per carità, mi hanno detto che era una cosa fatta bene, che ero sicura. Se volete, me la leggo anche quello che tant'è vero, gli dissi: guardate, se io domani avessi bisogno, sono sicura che me. Sì, oh, signora, tutte l'ore, guardi, lei le riprende. Tutto qui, ha visto. C'avevano loro come la lodola quando acchiappa le cose, così loro hanno fatto noi. No, ma gli fece un vende due pezzi, uno da 50 e uno da 25 ducedole de BTP. Gli telefonarono, andò su e gli disse che infatti l'operazione è stata iniziata il 2 di ottobre 2015. 2015, che a quel tempo lì, per fare dopo il discorso delle subordinate che sono state fatte il 17, gli fecero comprare anche 110 azioni, che io non sapevo che niente. qui c'ho tutte, c'è tutto il Pezzi papiere. anche quelle. Ecco, perché se no, se un diventava socio, non poteva fare questa operazione. Però a me non mi sembra niente. Vado a E vedere se trovo lei le azioni, e queste si dico. fidò. Oggi c'è tutto il papiere che si deposita in procura. Perché a me anche il discorso, ma non che ce l'ho con i dipendenti, però questo affare alla mia mamma, quando il sindacato dice dipendenti e se sono accaniti con i dipendenti, ma questo affare non gliel'ha fatto né Bronchi né Fornasari, anche se loro ai dipendenti gli avevano dato l'ordine di vendere questa roba. Però alla mia mamma questa operazione gliel'ha fatta quella del bancone, questa signora o signorina che era lì al bancone. E sapeva che aveva 90 anni e per 10 anni gliel'ha fatta, ma voi vi rendete conto?